purtroppo del giorno in cui, il 22 giugno del 1983, quando tua sorella Emanuela purtroppo scomparve nel nulla a Roma. E quindi ovviamente da quel momento la vostra vita è stata stravolta, perché Beh, è ovviamente cambiata, è direi. cambiata radicalmente. E anche se sono passati 35 anni dalla sparizione, sono state fatte numerose ipotesi, da studiosi, giornalisti, tantissimi addetti ai lavori che hanno cercato di trovare, una risposta alla sua assenza, insomma, al fatto comunque che non ci fosse proprio traccia di Emanuela, come se si fosse dissolta nel nulla. Allora, personalmente sono rimasta colpita dalla novità, cioè dalla notizia che in realtà la prima telefonata ricevuta dal Vaticano da parte dei rapitori di Emanuela non fu quella del 5 luglio, ma quella Esatto. che avvenne il giorno esatto della scomparsa. Sì. E ricordiamo che scomparve appunto tra le 19, verso le 19, e la telefonata arrivò tra le 20 e le 21. 19:15. Quindi ancora prima che voi eravate in giro a cercarla praticamente. Esatto, sì, ancora non ci rendiamo conto di quello che sarebbe successo. Quindi Perché sì, io sono rientrato a casa, erano verso le 8:15. E mezzo, diciamo, quando sono rientrato in casa era il momento che sentivo mia madre che chiedeva all'altra sorella che era appena rientrata, ma Emanuela non stava con te, quindi stavamo in una fase di attesa. Dove sta? Sai, all'epoca non c'erano telefonini, non c'era niente, quindi non c'è stato subito l'allarme. L'allarme è cominciato ad entrare, diciamo, già verso le 9, perché alle 9 era un orario al di fuori, perché noi la sera, sai, avevamo la regola a casa alle 8:30 tutti a cena, raramente c'era un ritardo a meno che non era annunciato con una telefonata. E siccome Emanuela aveva un appuntamento con la sorella più piccola è tornata a casa dicendo che Emanuela non era andata all'appuntamento, lei stessa pensava che Emanuela si fosse dimenticata e fosse andata direttamente a casa, era convinta di trovarla a casa. E da lì quindi è nato un po', diciamo, un principio di angoscia: dove sta, che non sappiamo, già telefonare alle amiche, quindi ancora non era nato quell'allarme vero e proprio. Invece in Vaticano già era arrivata questa cosa. Ecco, quindi adesso siete venuti a scoprirlo recentemente, giusto, di questa chiamata che ci fu Due da tre giorni, 2 o 3 giorni fa. quattro, E da quello che noi sappiamo, praticamente risposero delle suore a questa telefonata, a questa richiesta. cioè, sembra che questa telefonata arrivò, chiamarono il centralino Vaticano, Sì. le suore, non sapendo cosa rispondere, perché annunciavano rapimento una ragazzina quando non si sapeva ancora niente, girarono praticamente la chiamata alla sala stampa vaticana, che prese nota e la comunicò al segretario di Stato. Da lì è nata la cosa. Ecco. E lì per lì, da quando so, il segretario di Stato rimasero anche un po' colpiti, come dire, non sapevano niente. In quel momento potrebbero aver pensato anche a uno scherzo, no? Però Giusto. nel giro di un paio d'ore probabilmente si sono resi conto che uno scherzo non era, perché poi ovviamente quando noi abbiamo cominciato ad allarmarci, stando in Vaticano, se ne sono resi conto, perché c'era il via vai degli amici miei, di Emanuela, che entravano e uscivano dal Vaticano tutta la notte in pratica. E quindi anche le alte gerarchie italiane in quel momento erano presenti, si sono rese conto di quello che era successo e di quella telefonata che avevano ricevuto. Ecco, Però quindi. telefonata che in maniera assurda, non capisco per quale motivo sia rimasta nascosta per così tanto tempo. Cioè, Giusto. perché quando poi arrivò la famosa telefonata del 5 luglio, dopo che il Papa parlò, fu presa quella a riferimento della prima telefonata dei presunti rapitori, e non dissero subito, no, anche agli inquirenti, non dico alla famiglia, ma almeno agli inquirenti: no, guardate che non è la prima telefonata, perché a noi ci è arrivata già nello stesso giorno. E non escludo il fatto che ne siano arrivate altre tra quel primo giorno e quel famoso appello del Papa.
Infatti anche il pensiero che francamente avevo avuto anche io, perché in effetti penso che sia stato anche il vostro di pensiero nel momento in cui un papa ecco, fa sempre rabbia e desta sempre preoccupazione la scomparsa di una quindicenne. Però ovviamente sentire che un papa chiede espressamente di liberare una ragazza Sì, ha fatto effettivamente. riferimento a delle responsabilità, quando all'epoca, ancora in quei giorni, si parlava addirittura di qualcuno che diceva scappatella, o, cioè un papa che voglio dire non è un parroco, è un papa, un capo di Stato, pubblicamente da una finestra, da una piazza, ascoltato da migliaia di persone in piazza, ma in mondovisione, perché sai che gli Angelus del Papa vanno in mondovisione, no? Sì. Tu fai un riferimento a questa ragazza scomparsa e chiedi a chi ha responsabilità. Quindi in qualche modo è stato il primo segnale pubblico il fatto che Emanuela sia stata rapita, perché un papa se parla di responsabilità vuol dire, e noi ci ha sempre colpito questa cosa e abbiamo sempre pensato, vuol dire che loro, diciamo sempre, vuol dire che loro sapevano qualcosa in più di noi, già sapevano qualcosa. E il fatto di questa telefonata che arriva al primo giorno giustifica quell'appello del papa, loro effettivamente erano a conoscenza. E c'è stato un altro fatto, quello che ti dicevo ieri, che mi colpì. In questi anni il fatto stesso che noi la denuncia la sera non l'abbiamo fatta perché siamo andati, ma ci hanno detto no, è troppo presto, fatela il giorno dopo perché magari è andata fuori con gli amici, si è scordata, tante cose hanno detto, no, quindi ci dissero fatela domani. Noi la mattina dopo siamo andati a fare la denuncia e la mattina dopo, cioè il 23 mattina, papa stava in Polonia, stava ripartendo per l'Italia. È stato avvisato dal Vaticano e io rimasi sempre colpito da questo fatto. Possibile per un presunto ritardo di una ragazzina, avvisano addirittura il Papa che sta in Polonia. E Certo. di questo non ho avuto la conferma perché ovviamente poi lo dissero anche a mio padre le persone che stavano come il Papa, gli addetti dalla vigilanza all'aiutante del Papa che arrivò questa chiamata e c'era anche una certa preoccupazione perché non tutti ancora hanno capito di chi si trattava. Quindi ero più di una persona preoccupata perché pensava alle proprie figlie, capito? Eh sì. Però mi colpì questo fatto, dice, è possibile che chiamano il Papa? Adesso mi rendo conto perché, perché dopo quella telefonata che è arrivata, dopo l'allarme che c'è stato la notte in Vaticano, quindi confermava la notizia di quella telefonata, è normale che avessero avvisato il Papa, però ovviamente noi non sapendolo, io in tutti questi anni sono rimasto colpito di questo fatto e l'ho sempre detto. È possibile che si avvisi al Papa per un ritardo. Giusto, giusto. Ed è assurdo ancora di più, nonostante l'abbia detto tante volte pubblicamente, perché sai, tra le varie trasmissioni televisive, i vari incontri che ho fatto pubblici, varie conferenze, io ho sempre detto queste cose. Non ci sia stato mai nessuno che se ne sia uscito nel corso degli anni a dire no, effettivamente a noi arrivò questo, questo e questo, e per questo motivo abbiamo avvisato il Papa. E quando a un certo punto, negli anni proprio, c'era una voce che girava in Vaticano di cui si diceva che la sera stessa in Vaticano era stata fatta una riunione che loro hanno sempre smentito. Dice no, Ecco. non è affatto vero che c'è stata una riunione, però invece adesso mi rendo conto che quella riunione c'è stata ed è possibile. È Giusto. normale che ci sia stata una sorta di riunione con le persone che stavano in Vaticano, perché dopo questa telefonata, dopo la conferma da parte della famiglia di quello che era successo, è normale che alcune persone in Vaticano si siano riunite per dire che facciamo. E la decisione sarà stata quella, avvisiamo il Papa. Ma allora in effetti adesso dopo questa telefonata che è uscita fuori, si sono giustificati, hanno No, come? non c'è stata nessuna, beh, questo è il tipico atteggiamento loro, pubblicamente non, non, e neanche a noi privatamente, non ci hanno detto assolutamente nulla. Cosa altrettanto grave, francamente, perché Sì, almeno perché, certo. per un Però rispetto. perché loro sicuramente penseranno, staranno pensando, questo è il mio pensiero, ma loro staranno pensando come fanno a sapere questa cosa, chi gliel'ha Ecco. detto. Loro si preparano sempre, secondo me, delle risposte, non se ne escono mai spontaneamente. Sì. Aspetteranno dei riscontri, aspetteranno che noi tiriamo fuori dei riscontri, anche perché se ti hai notato, la notizia è uscita tramite un giornalista, Purgatorio, no? Sì. Che l'ha fatto uscire con la Huffington Post. E quando succede questo, la maggior parte, e purtroppo l'ho verificato per esperienza, la maggior parte degli altri giornalisti tendono subito
negare la notizia. Perché, Ecco. sai, a livello giornalistico è una questione di scoop, no? Quindi Sì. lo scoop l'ho fatto col giornalista e per me non è vero. Quindi tanti dicono che, ah, ma non è vero, adesso se ne escono questa notizia, non ci stanno prove. Come è successo, non so se ti ricordi qualche mese fa quando uscirono i famosi 5 fogli Sì, che erano stati chiusi dal nella cassa libro forte italiana. di I Fittipaldi, Fittipaldi, sì. esatto, sì, Fittipaldi, tirò fuori questa cosa. Anche tramite Repubblica, che questa su Repubblica, In effetti io ho e subito seguito. altri giornalisti hanno appoggiato il Vaticano nel dire no, è una notizia falsa, ridicola, e quindi in un attimo chiudono la questione. Sì, Pietro, scusami, sono Giacinto. Dimmi, Sì, ciao. oltre a Repubblica anche il Corriere della Sera parlò di questi Sì. famosi 483 milioni di lire e poi c'è stata Sì. anche la smentita. Ma la domanda che io ti faccio è perché nascondere queste notizie, Pietro? A saperlo, perché è quello che ho sempre detto, perché evidentemente sono a conoscenza della verità e la verità è una cosa che non può uscire, quindi si è sempre fatto del tutto in questi 35 anni per evitare di andare avanti, hanno sempre cercato di far dimenticare questa storia da parte del Vaticano e da parte italiana c'è sempre stata questa accettazione passiva, questa volontà. Purtroppo lo dico non perché soltanto lo penso, perché l'ho verificato l'atteggiamento della Procura quando c'è di mezzo il Vaticano. Quante volte mi sono sentito dire, ma sai, c'è di mezzo il Vaticano, io non mi impiccio, mi sono sentito dire addirittura, perché c'è sempre questo, sai, questa Questa paura. paura. Ma sì, è Pietro, così, cioè. scusami, Thomas Scalera, volevo chiederti una cosa, ma in questi 35 anni, una delle domande che mi sono sempre fatto io, perché seguo da un po' questa cosa, ma Sì. io non riesco, a parte tutti gli indizi, tutte le cose, ma io non riesco a individuare un movente valido per questa cosa. Cioè, la cosa più forse più misteriosa è proprio il Guarda, e movente. questa è la difficoltà perché se hai seguito avrei visto che ogni tanto esce un'ipotesi, sono state seguite diverse ipotesi, no? Che Sì, apparentemente sembrano diverse una dall'altra. Dalla prima che uscì con lo scambio con Ali Acciacco, poi il l'attentato al politico. Papa, i La lupi questione grigi. economica della Battaglia Magliana, lupi grigi, sono uscite tutta, la questione sessuale, sono uscite tutta una serie Ma di ipotesi. una ragazzina di 15 anni, come poteva avere un peso in questa cosa? È quella la cosa che io mi chiedo da anni, No, capito? perché quello che si è pensato sempre all'inizio, che le indagini che hanno seguito all'inizio, l'ipotesi principale, quando si chiedeva di Ali Acciacco, era perché Emanuela era stata, noi eravamo 4-5 famiglie in Vaticano, Sì. Emanuela quindi era stata presa come cittadina vaticana. Per questa questione, per Ah, come ok. entrato Come all'interno del ostaggio, Vaticano. diciamo. Ok. Sì, no, lei è stata presa, ma l'hanno sempre detto all'inizio per la sua cittadinanza, appunto, non perché era una particolare, per la sua cittadinanza. Quindi era un riferimento è partito subito, è andato subito al Vaticano. Adesso capire il movente. Il problema è che quando qualcuno dice tutte queste piste, queste ipotesi, il fatto è che io non riesco ad abbandonare, non sono mai riuscito ad abbandonare nessuna di queste ipotesi. Perché analizzandole approfonditamente tutte escono fuori sempre degli indizi e degli spunti e dicono cavolo, questo è vero. E non ti fa abbandonare quell'ipotesi, te la tieni lì sempre lì in sospeso. Non c'è stata mai la prova che quell'ipotesi potesse essere vera, ma neanche la prova che l'ipotesi era Fosse falsa. inattendibile. E Ok. quindi non riesci ad abbandonarla e dire questa la scarto, mi rimane questa, questa e questa. E restano tutti in piedi e purtroppo alla fine. Forse perché noi le guardiamo singolarmente, forse Tusa. dovremmo guardarle nell'insieme tutte queste, perché Sì. secondo me chi ha un ricatto forte, e il ricatto non è soltanto, questo è il mio pensiero, non è soltanto il rapimento di una ragazzina, anche se cittadina vaticana, perché te se hai una cittadina vaticana, una ragazzina, puoi chiedere quello che vuoi, ma se dall'altra parte non hanno intenzione, se puoi chiedere tanto, anche soldi, quello che vuoi, ma se non hanno intenzione la storia finisce là. Posso dire tranquillamente, fatene quello che volete, finisce là. Concordo con Evidentemente te, Pietro. Purtroppo queste sì, Pietro. persone, oltre a Emanuela, hanno qualcosa in mano, un ricatto molto più forte che è rimasto riservato quando ci sono state tutte quelle telefonate tra loro e la segreteria di Stato. Ed Emanuela può essere servita per alzare dal punto di vista mediatica questa storia, coinvolgere il Vaticano mediaticamente. Infatti all'epoca non c'era. Ti assicuro non c'era posto su questa terra dove non parlavano di questa storia. E
Ma E questo è infatti. servito per mettere sotto pressione il Vaticano. E poi loro hanno chiesto quello che volevano chiedere, proponendo al Vaticano riservatamente il loro oggetto del ricatto vero e proprio, qualcosa che pesa evidentemente sull'immagine della Chiesa, e che la Chiesa non ha potuto, non può fare nulla. Io sono convinto che tuttora ci sia ancora un ricatto nei confronti di qualcuno legato a questa storia. Ma infatti Pietro, io ho seguito tempo fa anche Nuzzi, no? Per quanto riguarda il concetto proprio di ricatto, cioè lui addirittura ha ipotizzato che l'idea generale della pubblica opinione era che ci fosse stata un'aggressione sessuale finita male come movente. E Però sai. poi l'arrivo della banda della Magliana che ha pulito la scena. Sì, Avanzando questa è una. delle pretese, ricatti, estorsioni, insomma. Sai, quella è una delle ipotesi. Però il Vaticano, secondo me, una questione del genere avrebbe chiesto subito, se fosse trattata della colpevolezza, che ne so, di un cardinale, di un monsignore, Certo. questa storia l'avrebbero chiusa già da tempo. Se adesso ormai si parla tranquillamente della pedofilia, usano quel vescovo, no? Sì. Il Diciamo che è un Vaticano tema l'avrebbe attuale, chiusa, Pietro. avrebbe detto sì, il Vaticano l'avrebbe chiusa, avrebbe detto abbiamo scoperto delle cose, quel cardinale si è reso responsabile di questo fatto e chiudono la faccenda, scaricavano tutto su quel cardinale, monsignore o quello che sia, e finiva lì. Sì. Evidentemente è una cosa che non possono fare, o perché era qualcuno ancora più sopra del cardinale, quindi hanno le Senti, mani completamente legate, Pietro, tu hai oppure pa abbiamo scusami. però scusami, Sì, scusami, vai, Pietro. questa telefonata che è arrivata, questa notizia di Sì. questa telefonata smentisce un po' la casualità, nel senso che secondo me la vittima di un'aggressione sessuale poi qualcuno ne ha approfittato, perché se arriva a un'ora dopo vuol dire che era pianificata già la cosa. Scusami Pietro, tu hai parlato di cardinali. Io ti volevo portare alla questione della famosa basilica di Santa Apollinare, quindi il cardinal Sì. Poletti. Ma seppellire Renatino De Pedis all'interno di una basilica, ma com'è possibile definire un killer padre benefattore? Esatto, quello l'ha definito pure Questo proprio il cardinal Poletti, cardinale. che poi a chi l'ha visto non ha neanche rilasciato No, questo. no, no, quello, no, no, quello a chi l'ha visto non è il cardinale Poletti, il cardinale Poletti è morto. Il cardinale Poletti è quello di Roma che ha autorizzato. Ecco, La richiesta è stata fatta da Don Vergati, Don che era Vergari, scusami, sì. il rettore di Santa Apollinare, che è quello che ha chiesto l'autorizzazione a Poletti per la sepoltura. Mi sembra una Ma cosa infatti, strana, cioè Renatino De Pedis, padre benefattore della Chiesa. sì, ma non ti dico poi quella tomba è stata fatta fare dagli stessi marmisti che hanno fatto la tomba a Giovanni XXIII, nella stessa forma della tomba di Giovanni XXIII. Assurdo. Come pure Pietro, le dichiarazioni che fece Sabrina Mainardi, che poi perché farle ora e non parlare prima su quel famoso corpo della gettato nella Sì. betoniera di Tor Vajani? Guarda, quella della Minardi è una questione strana. Io all'inizio neanche ci avevo creduto tanto. Perché lei, la cosa nasce da un incontro che lei ha avuto una volta con un suo amico, e questo amico era della polizia, però erano pure amici, no? Sì. E parlando della cosa, a un certo punto lei se ne esce, ma no, con la questione di Emanuela, parlando in generale così, dice: ma no, ma io me lo ricordo perché l'accompagna in macchina sto polizia, pure se era un amico suo. Mi ha detto: aspetta un po', che dici? E ne hanno cominciato a parlare in confidenza. E lei a un certo punto ha detto al poliziotto, perché il poliziotto diceva: qua bisogna approfondire, devi dare una mano. E lei si raccomandava: però mi raccomando, io te lo racconto anche davanti a chi vuoi tu, però queste persone che nomino, alcune sono ancora vive, cioè non le mettete in mezzo, cioè lei c'era paura, no? Però viene accettato di raccontare questa cosa. Il Ho problema è capito. che dopo che ha raccontato tutto questo fatto, circa nel 2006 ha cominciato a collaborare, diciamo, ad un certo punto dalla procura. Era il 2008, me Sì. lo ricordo perfettamente quel giorno. Uscirono mediaticamente tutte le sue dichiarazioni, tutte. Sì. Qualcuno le fece probabilmente uscire apposta. In questo modo quell'indagine fu annacquata. Lo stesso magistrato mi disse: noi a quel punto avevamo difficoltà, perché anche se chiamavamo le persone che lei aveva messo in mezzo, ormai sapevano tutti tutto quello che lei aveva detto. Sì. E quindi hanno rovinato chiunque abbia fatto uscire queste dichiarazioni della Minardi. Questa notizia ha rovinato l'inchiesta. La Minardi si è messa paura e ha cominciato a sparellare, a dire una cosa per un'altra, si dimenticava una cosa, poi se la ricordava. Poi qualcuno sui giornali che
evidentemente non voleva che queste notizie da Milano prendessero corpo, hanno cominciato a screditarla mediaticamente. Sì, io ho letto e ho seguito questo queste offese sulla Minardi, però mi sembrava assurdo o parlare ora e non parlare prima, cioè quando, se tu sapevi di queste cose. Lei non ha voluto mai parlare, non mettesi in mezzo, la cosa è uscita così quasi casualmente. Come la stessa cosa, Pietro, scusami, quando Mancini disse che quel famoso Mario era uno dei componenti della banda della Magliana, se non sbaglio. Sì, ma Mancini ci ho sempre creduto poco, nel senso che lui all'epoca stava pure in carcere, per l'altro. Ecco. E, non lo so, cioè tanti, io ne ho contati tantissimi di pentiti della Magliana, ma della mafia, della 'Ndrangheta. Si può fidare sempre fino a un certo punto. Sì. Giusto, io voglio ricordare che in quel periodo è scomparsa pure Mirella Gregori, Pietro. Sì, un mese prima. Un mese prima. Era il periodo dello scandalo del Banco Ambrosiano con Calvi, era un periodo un po' particolare, quindi il Vaticano era lì al centro. Calvi un anno prima era stato ucciso. Ucciso, sì. L'82. Guarda, io ho sempre legato le vicende, secondo me la vicenda di Emanuele è purtroppo, lo considero un tassello in un sistema di ricatti molto più ampio, e secondo me non si vuole arrivare alla verità, perché se arrivi alla verità sulla scomparsa di Emanuela escono fuori altre verità che evidentemente non vogliono che possono danneggiare il Vaticano. Vaticano, Stato italiano, perché mi rendono il Vaticano, perché Emanuela è cittadina vaticana e loro mi nascondono sicuramente delle cose. Senti Pietro, io, ma io lo prendo pure con lo Stato italiano, sì, con l'atteggiamento che ha avuto negli anni, che ti assicuro è stato un atteggiamento passivo. Non ti dico che non hanno indagato, perché sono stati tanti personaggi che si sono veramente dati da fare per cercare di capire. Ho capito. Sì, infatti. Però loro stessi mi dicevano, all'epoca noi più di tanto non potevamo fare perché i nostri superiori non ci davano la spinta per andare avanti su certi argomenti, perché avevano la pressione del Vaticano a rallentare le cose. Ma infatti, Pietro, io praticamente parlando della questione delle indagini fatte, un po' che si sentivano costretti a fingere di non sapere, di non andare oltre, ecco. Cioè, gli inquirenti hanno indagato nella prima fase dell'inchiesta facendo degli errori clamorosi, su questo penso che siamo tutti un po' concordi. Però per quanto riguarda ad esempio il ritrovamento delle audiocassette in cui si sentivano dei lamenti di una ragazza, che hanno confuso con lamenti, diciamo, di flash vocali di un film addirittura pornografico, loro parlano. Poi invece noi abbiamo saputo che purtroppo hanno costretto anche voi ad ascoltarli, perché penso non sia stata una cosa per nulla facile. No, ascoltate, ma ti spiego com'è andata la cosa. Sì. All'epoca, questa arrivò il 17 luglio, fu lasciata vicino al Quirinale, scalinata vicino al Quirinale. E l'andarono a prendere perché questi, diciamo, i presunti rapitori chiamarono all'ANSA e dissero che c'era una cassetta. La prese la Digos, fu consegnata alla Digos per prima quella cassetta. Sì. Fu analizzata e nel tempo, in quei giorni, ascoltano la Digos, SISDE, che erano i servizi segreti civili, il SISMI, che erano i servizi segreti militari, la Criminal Pol. Mio padre lo chiamarono, andò con mio zio per sentire questo nastro che era molto più lungo di quello che circola, okay, i 3 minuti che circolano, e era, cioè, sentirono molti rumori, e comunque mio padre lo ascoltò e lui, tra l'altro, cioè, gli era sembrato di una piccola frase all'interno di quella lunga serie di lamenti che c'era, gli era sembrato di percepire la voce che poteva essere di Emanuela, però certo in quella immagine, in quella situazione d'angoscia, certo, sentare queste voci, la paura, quindi puoi pensare. E sì, finì lì, tornarono a casa, mi ricordo la sera stessa, neanche ce lo disse, neanche me lo disse mio padre di aver ascoltato quella cassetta, perché poi qualche giorno dopo gli inquirenti scusa, no, vai tranquillo, mio padre, comunicavano a mio padre, cioè no, allora abbiamo appurato che quei lamenti erano tratti da, sono spezzoni di un film porno, e quindi è finita là. Per noi è stato un sollievo, perché ovviamente, sapendo che era un film porno, quindi Emanuela non c'entrava niente in quelle, sì, quelle voci, in quei lamenti, per noi è stato quasi un sollievo, quindi non ci abbiamo più pensato, è finita lì, vuol dire che era stata la cassetta del classico mitomane, e non ci abbiamo più pensato. Sì. A chiusura dell'inchiesta del 2016,
Io decido di prendere tutti quanti i documenti che c'erano per rivedere, però mi era rimasto sempre questo dubbio su questa cassetta, su quest'audio. Sì. E per la prima volta che l'ho sentito un paio d'anni fa, circa 2 anni e mezzo fa, no? Vado in procura e riesco a rimediarlo. È un brano che dura circa 3 minuti, 3 minuti e mezzo, quello che poi hanno fatto sentire a chi l'ha visto. Sì, sì, sì. Si sentono soltanto voci femminili e poi tra una voce e l'altra come se ci fossero delle interruzioni, no? Tant'è vero che mi ha dato l'idea che fossero diverse voci femminili, diverse ragazze, però anche a me ad un certo punto c'era una piccola frase che ha dato la sensazione che quella potesse essere Manuela quando dice una frase per paura, lasciatemi dormire, quando dice un'altra piccola frase. E allora io mi sono voluto andare a cercare tutti i documenti dell'epoca, anche quelli dei servizi, e ho trovato un documento dei servizi del SISDE di quando hanno preso la cassetta quella sera stessa, dove c'è tipo la trascrizione e l'analisi di quella cassetta, e loro parlano che sia queste voci femminili, c'erano anche le 3 voci di 3 uomini. Io nella cassetta della procura questi 3 uomini li ho sentiti, ho chiesto in procura, dico ma ho visto questi documenti, sono a cercare, parlano anche di 3 voci maschili, e in procura mi dicono ma noi quella che l'unica cassetta, l'unico audio che abbiamo è questo, che è quello che all'epoca dietro in procura è questo, delle 3 voci maschili non ne sapevamo niente, e già la cosa sinceramente un attimo a cavolare, nel senso che possibile che essere un cittadino semplice che riesce ad andare a prendere i documenti e vedere che c'è una trascrizione quando voi in procura avete un'inchiesta in mano, avete l'audio, non andate a cercare le carte vecchie. E questa come cosa già puzza. Cioè già quella voglio dire, incapacità di, non lo so, però voglio dire, è normale andarsi a cercare i documenti dell'epoca. Comunque rimane il fatto che 3 voci maschili sono state cancellate da quella cassetta. E ci sarà stato un motivo, non credo per l'errore, perché il 17 luglio stavo nel pieno caos rispetto a questa storia, ti arriva una cassetta con i lamenti di una ragazza, con 3 voci maschili, devi tenertele come loro quelle voci maschili per cercare di capire a che potevano portare. Anche perché fa venire ulteriormente il dubbio, la certezza che sappiamo che all'interno dello Stato Vaticano si era avviata una trattativa inspiegabile con la Procura di Roma. No, la trattativa quella che parli del magistrato? Sì. Quella è del 2012. Quella dell'allora procuratore capo reggente Giancarlo Capaldo? Sì, ma del 2012. Del 2012. Quella trattativa. Questa qua della cassetta riguarda una cosa che riguarda l'83, 7 luglio 83. Sì, capito. Però rimane assurdo il fatto che siano state cancellate le voci, per quale motivo? Perché probabilmente o erano voci riconoscibili, certo. Perché se no non c'è motivo. Probabilmente neanche le voci dei presunti rapitori, perché non credo siano così stupidi di registrare le proprie voci mentre facevano delle torture a queste ragazze. Non credo proprio, no? Il dubbio mi è venuto che siano voci di altre persone, e quella cassetta non sia stata altro che la minaccia nei confronti di qualcuno. Ma noi mandiamo questo pezzettino, ma abbiamo altre prove su di te. Giusto. È che siano state cancellate. Noi consideriamo che, sempre a dare ascolto ai presunti rapitori, questa cassetta fu mandata 4 giorni per telefonare a un'amica di Emanuela, gli dissero andate sotto al colonnato di San Pietro che c'è un pacco riguardo Emanuela. Quando andammo là non c'era più il pacco. Quando questi presunti rapitori 4 giorni dopo telefonano all'Anza per dirgli di andare a prendere il pacco vicino al filiale, gli dicono noi abbiamo lasciato un pacco, lo stesso pacco, la stessa cassetta, 4 giorni fa sotto al colonnato, ma è stato ritirato da funzionari vaticani. Ne rilasciamo un altro con una copia all'invia della dataria. Quindi questa cassetta, con questi lamenti, voci maschili che è stata lasciata al filiale, già da 4 giorni era in mano al Vaticano. Ecco. E quindi se era la stessa, vuol dire che già da 4 giorni il Vaticano non ha ascoltato quella voce e hanno ascoltato anche quelle voci maschili. Allora, se uno e può darsi, scusami Pietro, che dal Vaticano avrebbero potuto cancellare pure quelle voci. No, quella cassetta che sta in Vaticano sicuramente non l'hanno mai dato a nessuno. Però, ecco, pensando male, potrei pensare che dal Vaticano sia arrivata una voce a chi stava facendo indagini per dire guardate, non è il caso di far uscire quelle voci. Ecco. Ma tu, perché ad esempio, sennò io non mi spiego la cosa. Visto che noi, almeno da quello che conosciamo, sappiamo che comunque Emanuela, cioè, era solita frequentare la chiesa, andare a suonare, insomma, quindi metodica, certo, no? Eravamo
Bene o male persone vivendo in Vaticano, sai, è Ecco. normale lì a parrocchia, all'interno Ma del Vaticano, gli amici tutti della parrocchia. se non sbaglio, tuo padre era un funzionario del Vaticano, Ercole Orlandi, Ma sì, giusto? ma lui era nato lì. Guarda, mio nonno è entrato in Vaticano nel 1920. Quindi, no. Mio padre prese il posto di mio nonno, noi quindi abbiamo sempre abitato là dentro. La cosa che da sorella, cioè, perché lasciami passare la frase, Sì. tua sorella Emanuela è diventata un po' la sorella di tutti, nel senso che purtroppo sentiamo un po' tutti noi italiani questo pesante dilemma e dolore che praticamente state percependo voi da anni e lo subite praticamente. Ecco, magari avevi avuto sentore? Ecco, faccio una domanda che apparentemente può sembrare stupida, magari te lo sarei chiesto anche tu mille Sì. volte. Se magari le era successo qualcosa e no, nulla, Guarda, quindi. io mi ricordo perfettamente pure l'ultima giornata. Manuela era tranquillissima, cioè come tutti gli altri giorni, era piena scuola. Guarda, non c'era, si stava preparando perché erano giorni che studiava, sai, studiava flauto, Sì. pianoforte. Quindi si sta, perché gli piaceva tantissimo, si sta preparando, tutti i giorni suonava perché doveva il saggio di canto corale. Sì, Poi avrebbe dovuto fare quello di flauto, quindi nulla. nella più totale serenità. Sì. Era l'Emanuela solita. Quella mattina era uscita con l'altra sorella più piccola a Borgo Pio, perché quando andò a comprare mia madre la sera voleva fare la pizza, era andata, mia madre era andata a comprare la farina, le cose, perché doveva fare la pizza a casa. In pieno entusiasmo, cioè era tranquilla, infatti questo Ma insomma sì, era uno. la massima tranquillità, cioè come era Emanuela tutti i giorni. Sì, qualcuno dice magari c'erano state delle cose, cioè io ero preoccupata. Manuela, io c'ero molto legato, conoscevo, se avesse avuto dei problemi sarei accorto, cioè qualcosa non andava. Io l'unico ricordo negativo che ho, che però l'ho sempre detto purtroppo, è quello proprio l'ultimo momento quando lei uscì di casa, perché io spesso l'accompagnavo lì a scuola di musica, Sì. anche quel giorno mi chiese di accompagnarla, ma c'era un caldo enorme a Roma. C'era forse lo rischio di sciopero degli autobus, c'era il rischio di andare a piedi, ma mi chiese se la potevo accompagnare, siccome avevo l'appuntamento con una persona, con una ragazza, la mia fidanzata all'epoca, e niente, ci fu una discussione, no, guarda, devo andare, sono andato in una discussione, mi ricordo lei uscita, poi sbatti la porta e se ne andò via. E io in quel momento non mai avrei pensato di non rivederla più, e quante volte purtroppo mi sono detto se l'avessi accompagnata, magari. Io quando l'accompagnavo la lasciavo davanti al portone e aspettavo che entrava, quindi magari non avrebbe incontrato questo presunto personaggio che gli ha offerto questa sorta di lavoro. Sai, quelle cose che uno si porta negli Certo, anni purtroppo dietro, no? sì. Se. Diciamo dei Poi, rimorsi, Pietro, come certo, dice se sì. l'avessi accompagnata, poi tanti mi dicono, vabbè, magari non era successo quel giorno, sarebbe successo un altro, Sì. perché se le intenzioni erano quelle, chissà, poi Purtroppo. qua io ho pensato pure chissà quante volte magari avevano provato anche la settimana prima e magari io l'avevo accompagnata e era saltato tutto, per dire. Sì, in effetti mi hai anticipato perché stavo per dire magari purtroppo qualche settimana prima avevano tentato, ma la tua presenza li aveva un po' Certo, anch'io distolti. magari una volta l'accompagnavo, una volta no, una volta andavo a prendere. Ma Quando la prendevo, la riportavo a casa, questo capito? senso di insoddisfazione, di dolore, di rimorso che ti porti dentro, un po' anche rispetto purtroppo a quello che è successo ad Emanuela, Sì. quanto ha influito? Noi sappiamo che sei papà, quindi quanto ha Sì. influito Nella tua vita nella tua vita familiare. familiare, il tuo essere padre con i tuoi Ma figli? guarda, beh, questa storia sicuramente tanto. Io, come ho sempre detto, seguo la mia vita, diciamo, sì, seguo proprio due binari diversi, quello della famiglia, i figli, i problemi tutti i giorni, perché non voglio togliere nulla a loro. E l'altro binario è quello che mi lega ancora a quei 35 anni fa, inevitabilmente. Quindi per forza di cose l'hanno, diciamo, non ho trovato più quella serenità che avevo prima, pure certo. È una serenità molto apparente pure quella che do tutti i giorni nella famiglia, le Difatti, cose che faccio. Io mi sento anche in colpa quando vado, penso, a proprio figli in vacanza, andiamo in vacanza. Mi sì. sento, Dio, che sto facendo? Però mi rendo conto che è una cosa pure che devo fare. Cioè, perché non Quelle ci hanno fatto responsabilità tanto da capo affatto. famiglia, Pietro, Ma avendo dei sì, figli, una moglie. non voglio dare questo peso enorme pure a loro, anche se ce l'hanno alla fine e lo portano avanti con molta dignità, devo dire, che mi danno un'enorme mano i figli.
Ma scusami Pietro, comunque sappiamo del tuo impegno insieme a tua sorella Natalina, la petizione, la manifestazione che hai fatto lì in piazza al Vaticano. Sì, quello per forza, quello non potrei farne a meno. E su questo ti ammiro, perché Emanuele... Ho pure a tante famiglie che vivono la nostra stessa situazione, ma... So che siete legati pure all'associazione Penelope, quindi... Sì, mia sorella sì, io la seguo, però diciamo non ho degli incarichi. Ho capito. La seguo perché mia sorella la segue tanto, però io con queste manifestazioni proprio, cioè, sono stato in contatto con una marea di famiglie che vivono questa situazione, e è brutto perché ci sono tantissime famiglie che invece la vivono nel silenzio, perché a volte parlarne, fare manifestazioni è una forma di sfogo che mantiene alta l'attenzione sulla vicenda. E fa in modo che non venga dimenticata, è l'unico modo per poter sperare di arrivare alla verità. Noi sappiamo, infatti, c'è il silenzio totale, guarda, che vivono così nell'attesa come noi, ma senza sentire niente. Quindi in qualche modo io mi sento, posso dire, anche responsabile nei confronti di queste famiglie quando faccio le manifestazioni e parlo di Manuela, perché Manuela voglio che sia un po' la voce di tutti loro. Giusto, giusto. Le persone sì, che non sanno, che non possono parlare, che non possono raccontare. Concordo con te, Pietro. A me mi hanno poco tempo fa mi hanno chiesto una collaborazione con un canale di Sky che sto facendo, sto seguendo, e stiamo facendo anche adesso. Abbiamo fatto delle puntate per Sky che riguardano tantissime famiglie di scomparsi. Mi hanno chiesto la collaborazione, nel senso, proprio perché io porto avanti questa battaglia su Manuela, quindi incontrare queste famiglie e ricordare la loro storia è una cosa che ha fatto bene a me, perché dare una mano agli altri, guarda, in queste situazioni quando riesci a dare la mano a qualcun altro e trovi una soddisfazione enorme. Ma soprattutto, aiutare qualcun altro. Scusami Pietro, ti senti anche un esempio nella vita, perché la vicenda di Manuela deve ancora vivere, la giustizia deve fare il suo corso. Manuela merita la giustizia, perché non si può nascondere una vicenda che non ha ancora risvolti. Quindi io ammiro te, ammiro tua sorella e la vostra battaglia. Io ti volevo fare una domanda: il rapporto con Papa Francesco è pessimo, nel senso che io sembra che ce l'ho sempre col Vaticano, non è così, io sono con gli atteggiamenti, i comportamenti del Vaticano. Papa Francesco, quando l'ho incontrato la prima volta 15 giorni dalla sua elezione, che mi disse pubblicamente, perché stavo davanti alla parrocchia di Sant'Anna in Vaticano, diceva la messa, parrocchia di Emanuela tra l'altro, che mi disse quella famosa frase, no? Incontrando, mi disse: Emanuela, sta in cielo, se sia a me e mia madre. Una frase che mi fece male, perché comunque sentire un Papa dire Emanuela è morta, però in quel momento ho detto: ma forse c'è finalmente la volontà a collaborare e arrivare ad una soluzione. Ho capito. Da quel momento ho fatto tante richieste a lui, al suo segretario, però ti assicuro che il muro da questo punto di vista si è alzato più di prima. È stata chiusura totale su questa vicenda. C'è uno sbarramento totale. Sì, ma perché io mi domando, e voglio dire, non un parroco, un predino, ma il Papa, il capo di Stato, che ha l'inchiesta aperta quando non si sa ancora se Emanuela è viva o morta, perché non ci sono le prove. Tu mi dici che Emanuela è morta, vuol dire allora che sa qualcosa più della famiglia. Certo. Io per questo chiedevo un incontro, una spiegazione, riservato, come vuoi tu, però chiedevo una spiegazione. Invece c'è questa chiusura totale, che non mi è stato più permesso né di incontrarlo né di avere una sua parola. Io sono riuscito a parlare col segretario di Stato, che non è da poco pure incontrare il segretario di Stato, che si rende disponibile, perché il segretario di Stato ha una funzione quasi pure più importante a livello pure estero, no, rispetto al Papa. Sì. Quindi mi ha dedicato tempo, però quando il segretario stesso mi dice: ho parlato con Francesco, perché gli chiedevo di questi famosi documenti, il segretario di Stato mi dice: ho parlato con Francesco, però su questa vicenda da parte di Francesco c'è chiusura totale. E allora è grave, molto grave, molto grave questa cosa. Hai capito? Senti, io gli ho risposto: ma allora vuol dire che anche lei pensa come me che ci sia, se c'è questa chiusura, vuol dire che c'è una volontà a non far emergere la verità, perché questa verità pesa enormemente sull'immagine della Chiesa. E lui allarga le braccia e mi dice: ma la sai, la questione è molto molto complicata. E allora che devo pensare io? E rinuncio, posso rinunciare e dire pazienza? E no, a quel punto allora te mi spingi ancora ad andare a fondo ancora di più di prima. Senti Pietro, un'ultimissima domanda prima di lasciarti.
Oggi si parla a livello attuale, anche l'arte parla della banda della Magliana, si fanno film sulla banda della Magliana, l'ultimo su El Canaro, che è uno spietato criminale della banda della Magliana. Ma il messaggio che ti senti di dire agli uomini che fanno film, che raccontano la storia, e soprattutto l'esempio che tu vuoi dare ai giovani sul caso di Emanuela? Guarda, mi fa molto piacere andare a fare, perché spesso vado a parlare nelle Nelle scuole, scuole, parlo sì, con i sappiamo. ragazzi ai licei, e trovo molto senso di giustizia a questi ragazzi, devo dire. Specialmente mi ricordo che ero andato una volta in un liceo, c'erano un sacco di ragazzi, ti ricordi quando era uscita quello sceneggiato sulla Magliana? Sì, Li facevano diventare quasi eroi, no? romanzo E c'è criminale, romanzo criminale. quasi eroi, e per un ragazzo giovane che vede quel sceneggiato si identifica quasi. Invece in questa scuola, questi ragazzi, che c'erano una squadra di calcio, con le magliette, con ognuno scritto dietro il nome di uno dei protagonisti della serie criminale, di quelli della Magliana, i soprannomi che avevano quelli della Magliana, no? Sì, il Il negro, questo, cioè. negro, i testaccini abbruciati. Io quando parlo con loro cerco di spiegargli che non è così, che quelli erano dei criminali che ammazzavano persone senza, con totale mancanza di rispetto nei confronti della vita, che non c'erano rispetto per nessuno. Identificarsi con le persone è la cosa più negativa che ci possa essere. Giusto. Io ho raccontato la storia di Emanuele, ho raccontato queste situazioni, e mi faceva molto piacere quando sentivo dei ragazzi, ragazzini, che voglio dire, poco più grandi di Emanuela, che mi rispondevano: ma sai, io non ci ho avuto mai questa cosa della giustizia, però tutte queste cose che mi racconti un po' l'hanno risvegliato, questa voglia di. E quella è la cosa più grande che potevo ricevere da un ragazzo, una risposta più grande che potevo ricevere da un ragazzo, perché se un ragazzo veramente si sente, comincia a sentire questo senso di giustizia dentro, vuol dire che crescendo lo può trasmettere anche ad altri ragazzi, vuol dire che un ragazzo, se Giusto. un giorno farà il magistrato, avrà un senso della giustizia diverso. E quelle sono quelle cose, quelle piccole gocce, sai, che ti Che fanno fanno piacere, traboccare il e ti vaso. fanno capire che è servito qualcosa, è servito a qualcosa andare a parlare con questi ragazzi e Giusto. dirgli qualcosa. Sì, stai costruendo dove praticamente sia le istituzioni, noi abbiamo nominato il Vaticano, ma le varie istituzioni che non stanno ancora effettivamente facendo in No, modo ma che la. guarda, perché ormai si conosce abbastanza bene qual è il mondo delle istituzioni, della giustizia, da chi è fatto. Ci stanno tantissime brave persone, ma pure in Vaticano ci stanno tante brave persone che conosco, non è che uno ha mai tutta un'erba un fascio, anche nell'ambiente della procura. Poi ce ne sono tante che purtroppo non lo sono. Io, come sempre dico, chi fa questo mestiere è magistrato, chi diventa capo della procura, non è un mestiere come gli altri, è una missione. Non è per Perché chi sceglie tutti. di fare quel lavoro è una missione. La missione è quella di dare giustizia. E quando negano la giustizia, non perché non riescono ad arrivare o per incapacità, ma per volontà, Allora vuol non dire che è hanno fallito in quella loro missione, vuol dire giusto. che hanno sbagliato mestiere. Concordo con te, Pietro. Pietro, scusami, E ce ne stanno, Pietro, un'ultimissima con il direttore prima di No, lasciarti. io non avevo altre domande. È stato bellissimo poterti sentire. Volevo solamente stringerti in un abbraccio virtuale perché penso che nessuno di noi Reciproco, guarda, può t'assicuro. immaginare quello che in questi anni avete passato. È una cosa che tocca il cuore a noi, immagino cosa stiate passando voi in questi anni. Sì, il dolore quando si trasforma in È rabbia, in perché capisci, rabbia quando e voglia di rabbia, esatto, verità, è voglia di verità fondamentalmente. È perché quello, questo. guarda, quello è un diritto di tante cose, quello è l'unico diritto che non potrà mai toglierci nessuno. Giusto, sì. Diritto alla verità, alla giustizia, ma non solo a me, a nessuno. Quello è un diritto che ci porteremo sempre dietro. E noi giornalisti abbiamo il compito di darti voce, di darti spazio, di darti forza se Grazie, eh sì. possiamo. E speriamo che anche le istituzioni riaprano gli occhi su questa Certo. cosa, perché voi avete il diritto di sapere la verità. Giusto. Avete tutto il popolo italiano il diritto, perché questa è diventata una storia, di una giovane italiana, è la storia di tutti noi. Sì, che poi è una cosa che ormai, secondo me, va al di là Sì. del solo fatto di cronaca, che già sarebbe grave di per sé, perché rapire una Giusto. ragazzina è già un fatto grave, ma qui si è andati oltre, perché ci si sono messi in mezzo
le istituzioni, i servizi, una serie di depistaggi enormi. Ma Cioè. quello che è accaduto è grave, Pietro, nascondere la Perché verità. sai che cos'è? Una questione anche generazionale. Personalmente io sono poco più piccolo di tua sorella, cioè è la storia della mia generazione, capisci? È una verità che non ci hanno raccontato, è una cosa che tutti noi vogliamo sapere e che voi avete il diritto Il di diritto di sapere come sapere. famiglia, Sì. ecco. Giusto. Perché se si vuole veramente un cambiamento, so da queste cose che si può dimostrare che effettivamente ci può stare un cambiamento in quello che c'è nei confronti della giustizia, nei confronti della Chiesa, perché altrimenti rimarrà sempre questa macchia oscura negli anni, comunque sia. Questo silenzio che poi non è neanche bello. Ma sì, perché ho Pietro, detto pure Paolo io ti Francesco lo volevo, vuole comunque ricostruire scusami, ti insieme. volevo ringraziare, io sono onorato di aver conosciuto te e hai tutta la mia stima, sia Ringrazio. tu che tua sorella Natalina, e ti Ringrazio. scriverò su Facebook privatamente, voglio conoscerti, verrò lì a Roma per darti la mano perché tu sei un esempio e i giovani devono Ti guardare a ringrazio te come un Pietro. esempio di È vita. vero Pietro, Sia tu che tua concordo, sorella Natalina. concordo. Grazie. E ti dico una cosa Pietro, colgo Grazie l'occasione per dirti da sorella, mi sento un po' di volerti dire questo, come giustamente ti hanno consigliato di non avere rimpianti. Faccio lo stesso, non è mille. Ma certo. facile perché al tuo posto anche io troverei molta difficoltà e quando si è una famiglia unita come la vostra non è per niente semplice, anzi è quasi impossibile. Ma infatti voglio arrivare alla verità per ricominciare da quel punto, da quel Ecco, momento che l'ho lasciata. e io sono Ricominciare gli convinta ultimi che anni che me ne restano, ce la faremo perché credimi, su di noi potrai contare tranquillamente, noi siamo per la verità. In generale, ma soprattutto perché... per Emanuela, perché è nel cuore di tutti e quindi siamo a tua disposizione e Grazie. vogliamo che la verità Vada avanti, finalmente, ma venga messa in beh, risalto. sì, e Non è possibile che la Chiesa come la Stato giustizia, la giustizia, nascondi questa certo. storia. Non è possibile. Va E bene. non è possibile che una procura, uno Stato italiano accetti passivamente questa volontà. Giusto, Bravo, soprattutto. giusto, concordo con te. Grazie ancora, Pietro. Grazie Grazie a Pietro, voi, un grazie mille, un abbraccio. abbraccio. Grazie. Ciao Ciao, caro, ciao, 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 ciao. grazie. Ciao.